La scorsa settimana mi avete vista lavorare sodo per portare a termine tutto il lavoro prima delle vacanze. Oggi, dopo un lungo viaggio dalla Danimarca, arriviamo alla Spezia, dove ci sistemiamo sulla barca a vela dei miei genitori. Abbiamo trascorso una bella serata insieme davanti ad una pizza e abbiamo programmato le moltissime attività per il giorno successivo. Ciao amici, finalmente sono in vacanza, sono sulla barca a vela dei miei genitori e ci troviamo in porto alla Spezia. Siamo arrivati ieri, abbiamo preso il volo da Copenaghen a Milano, poi abbiamo molto tardi alla sera, poi abbiamo dormito lì, al mattino alle 8 abbiamo già preso il treno per venire alla Spezia, quindi ieri siamo stati qui alla Spezia e oggi prepariamo la barca per poi partire domani. Facciamo rifornimento sia di acqua che di carburante, di cibo, assicuriamo tutto all'interno della barca in modo da poter finalmente partire e domani navigheremo dalla Spezia fino all'Isola d'Elba, quindi sarà una navigazione piuttosto lunga. Non vedo l'ora perché mi piace vivere l'intera giornata in barca navigando. Tra i vari preparativi, mio papà ha approntato questa bandierina danese in onore del mio fidanzato. Noi avevamo già questa bandierina e poi ha cucito questa parte qui in modo da poterla issare a metà albero. Nel corso di questo video e del prossimo video vi porterò con in questa avventura in barca a vela e spero di riuscire a trasmettere quello che provo, quello che vedo, perché io sono sempre felicissima di fare questo tipo di esperienze in mare e di vivere 24 ore al giorno sul mare, sulla barca. Dopo aver sistemato le nostre cose in barca ed averle messe al sicuro dal rollio della navigazione, abbiamo deciso di concederci un paio d'ore alle Cinque Terre. Così abbiamo preso il treno dalla Spezia e ci siamo immersi in queste meravigliose gemme della Liguria. This time I am pretty sure. Moments passing away I've never seen before. You helped me out of the dark. I always wonder if you were left without a mark. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Do you think there's a chance? For there's love to be real, I will let you take the wheel. From now on. From now on. Flying on a distant star. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Do you think there's a chance for this love to be real? Sulla via del ritorno abbiamo fatto spesa per i giorni successivi di navigazione e riempito una tanica di carburante per sicurezza. Il resto della giornata è passato tra i preparativi per la navigazione, tra cui ricaricare tutta l'elettronica, cucinare, tracciare la rotta, ricontrollare le previsioni meteo e riposare, tutte cose essenziali prima di una traversata.
Rimanete a bordo la prossima settimana, quando navigheremo per ben 16 ore in mezzo al Tirreno, dalla Spezia all'Isola d'Elba, e vedrete cosa vuol dire trascorrere una giornata intera in mare.